1x2stats.com. Eccoci qui sulla schermata riguardante l'Atletico di Madrid, stagione 18-19, anzi, pardon, sì, 18-19, già messa in grafica. Mercato dell'under 2,5. Ecco, il bello di 1x2stats.com è che in maniera molto diretta ci fa vedere quando ci sono gli under 2,5 in celeste e in arancio gli over 2,5, quindi molto pratico, molto d'impatto, no? E su queste 19 trasferte dell'Atletico di Madrid 18-19 vediamo che solo 5 volte c'è stato l'over 2,5. Nella stagione 19-20 andiamo a recuperare, andiamo a riprendere la partita di Siviglia, ovviamente sempre under over 2,5. Quindi abbiamo avuto un 5 su 19 nelle trasferte della stagione 18-19, stagione 19-20, complessivamente solo un over 2,5 il primo settembre con l'Eibar in casa, fuori casa abbiamo un 6 su 6. Quindi su un totale di 25 partite, 25 trasferte dell'Atletico di Madrid tra la scorsa stagione e questa stagione, abbiamo solo 5 partite under 2,5, conti fatti un 20%. Chi è che ci dà la quota di valore? Bet Practice. È evidente, è scientifico, è matematico. Perché? Perché Bet Practice va a raccogliere un numero tali di partite che non c'è nessun dubbio sul valore di quella quota, di quel mercato, di quella specifica squadra o di quella specifica partita. Bet Practice va a raccogliere un numero importante di partite ed è importante che la quota reale di Bet Practice a confronto con la quota di Betfair, di bookmaker per eccellenza, l'exchange per eccellenza di riferimento, sia sul numero di partite mediamente importante, non troppo, quindi non statistiche dal 1891 avanti Cristo, ma delle statistiche che tengano conto di un numero tale di partite onde per cui quella quota di valore sia inequivocabile. E nel mercato dell'under 2,5 è importante che ci sia quella scia, è importante che noi abbiamo un numero di partite importanti da prendere in considerazione, da tenere in considerazione. Relazionarsi a Bet Practice è fantastico, poi ovviamente possiamo anche di nostro andare a vedere determinate caratteristiche di una determinata squadra. In questo caso specifico abbiamo l'Atletico di Madrid, che ha nelle sue trasferte praticamente un numero illimitato di under 2,5. Quindi il primo step che dobbiamo fare è quello di andare a vedere quegli over 2,5 contro chi li ha subiti o li ha fatti i gol. Ed è un altro passaggio importante. Sono under 2,5 che sono scaturiti più per la mancanza di gol da parte dell'Atletico o più per la mancanza dell'avversario dell'Atletico. E la particolarità importante di questa squadra è che fa pochi gol e subisce pochi gol con qualunque avversario. Questo ci narra l'Atletico di Madrid tra questa stagione e la scorsa stagione. Discorso differente invece se è una squadra che mi fa tanti 2-0, 1-0 e quindi abbiamo degli under 2,5 ma nel tempo stesso abbiamo dei no gol. Under 2,5 con no goal è un discorso già differente se gran parte di quegli under 2,5 sono un no goal rappresentato dalla forza dell'Atletico e non dalla debolezza. Se invece avessi una squadra in debolezza, tanti no goal insieme all'under 2,5 in debolezza, avrei tanti 1-0, 2-0, 2-0, 2-0, 1-0. In questo caso, ed è la cosa fantastica nelle partite dell'Atletico di Madrid, è che abbiamo una omogeneità incredibile. Se noi andiamo a guardare le partite di questa stagione, Leganés Atletico di Madrid 0-1,
Quindi faccio pochi gol, ne faccio solo uno con una squadra debole, una squadra di fascia debole, il Leganés, e non ne subisco. Con la Sociedad, la Real Sociedad, la squadra rivelazione insieme alla Granada di questa Liga, subisco due gol, le prendo, nel tempo stesso non ne prendo troppi ma non ne faccio. Vado a Mallorca, non ne subisco e ne faccio due. Lo 0-0 poi di Valladolid, con l'Alavés ne faccio uno, ne prendo uno, col Sevilla ne faccio uno, ne prendo uno. Quindi abbiamo veramente una qualità incredibile in questi under 2,5 dell'Atletico di Madrid. Questa, la stagione 19-20, ma la stagione 18-19, bene o male, è sulla stessa lunghezza d'onda. Se la andiamo a recuperare, andando a nascondere le partite in trasferta, e se la andiamo a recuperare, il discorso non cambia di un millimetro. E abbiamo un'omogeneità con qualunque avversario. Affronto l'Eibar, faccio un gol, ne subisco zero. Affronto il Barcellona, ne subisco due, non ne faccio nessuno. Così come nella trasferta di Bilbao. Con la Sociedad, invece, questa volta, nella stagione passata, ne faccio due, non ne subisco neanche uno. Con Rayo, poi retrocesso, partita simile a quella con Leganés, augurando ovviamente al Leganés di non retrocedere come è successo al Rayo, ma comunque faccio un gol, ne subisco zero. Col Betis Siviglia, molto deludente nella scorsa stagione, subisco un gol, ne faccio zero. 1-1 ancora una volta, ritorna il pareggio, 1-1 col Siviglia. A Girona 1-1, Leganés 1-1, Villarreal 1-1, Real Madrid 0-0. 0-2 a Getafe, 2-0 a Vigo col Celta, 1-1 col Valencia. Abbiamo in questi under 2,5 una qualità immensa, perché abbiamo praticamente un'omogeneità incredibile, senza andare statisticamente a vedere quanti mediamente gol ha fatto l'Atletico, quante volte non ha fatto gol, quante volte non ha subito gol. Ma già ad occhio, fondamentalmente, abbiamo una statistica importante. Solo 5 trasferte su 25 dell'Atletico di Madrid, tra questa e la scorsa stagione, sono terminate over 2,5, solo 5. Quindi il primo passo è da vedere quello che è successo in queste 5 partite e nel tempo stesso avere una statistica così importante. Ad esempio ad Alavés, l'ultima, anzi la penultima trasferta, perché l'ultima è quella di Siviglia, dell'Atletico di Madrid, avevamo un ottimo, un grande vantaggio che potevamo sfruttare al gol di Perez all'83esimo. Quindi noi abbiamo la statistica da una nostra parte, importante nelle partite esterne dell'Atletico di Madrid, e sono tante partite, non sono poche partite, sono tante partite. Non è che andiamo a ricavare un'ipotetica, un qualche cosa su un numero molto limitato di partite. Qui andiamo a fondo con l'Atletico di Madrid. Andando a fondo su ogni squadra, riusciamo a leggere molto bene la partita. Leggendo molto bene la partita, andiamo poi a sfruttare molto bene la quota. Sfruttando molto bene le quote, poi riusciamo, mediamente parlando, a portare a casa dei buoni guadagni. Tutte le cose devono essere messe assieme per avere degli ottimi introiti, degli ottimi profitti, degli ottimi risultati dal betting exchange. È un allenamento. L'allenamento statistico, l'allenamento dinamico nel corso della partita e il saper sfruttare la quota al momento giusto. Tornando a noi, in questo modo specifico sono andato a fondo dell'Atletico di Madrid. E la parte ancora più bella è che non dobbiamo andare a caso. Se noi ci colleghiamo a Uscord, Uscord già ci dà tantissime voci, tantissime notizie che possiamo approfondire.
per poi giostrarci al meglio tante giocate su tante partite, su tanti campionati, su tante squadre. E ancora meglio, se abbiamo Bet Practice a disposizione, Bet Practice ci mette a disposizione un archivio ancora più profondo, ma non troppo profondo. Quindi un archivio mediamente corretto che non va troppo in profondità. Poi se lo vogliamo limitare, come ho fatto vedere con l'Arsenal una volta, possiamo arrivare ad avere un novero di partite non superiore ad esempio a 50. Poi quella a nostra discrezione è una valutazione che possiamo andare a valutare e a fare. È importante però nell'andare a capire a livello statistico una determinata squadra e un determinato mercato, non limitarci a poche partite, perché in poche partite, se io vado a prendere un numero limitato di partite, magari quello è stato un periodo in cui l'Atletico non subiva gol neanche con i carri armati di Saddam Hussein, per intendere, non subiva gol, gli potevi tirare, provare a tirare, non entravi in area, e quindi magari l'Atletico ti faceva un gol, due gol, un gol. Era un periodo molto importante, un periodo in cui l'Atletico era pienamente in condizione. Quindi se vado a prendere un periodo limitato di partite, vuol dire tutto, non vuol dire niente. Se vado in profondità nelle mie statistiche, il discorso cambia, diventa tutto un altro discorso. Perché io qui ho la cronicità dell'Atletico fuori casa, under 2,5 che poteva essere sfruttato molto bene anche con il Sevilla. Non ho visto personalmente la partita, ma sicuramente per come si è sviluppata, probabilmente era ben sfruttabile anche con il Sevilla. Ma abbiamo uno studio ben fatto, ben calibrato. E su questo studio poi possiamo tranquillamente, serenamente andare a fondo partendo nel vedere e valutare tutti gli over 2,5, in base a cosa ci sono stati, le dinamiche di quelle partite, il tipo di avversario, eccetera, eccetera. Chiudiamo il video con la statistica delle ultime 50 partite esterne dell'Atletico di Madrid, sono stati 13 gli over 2,5, il 74% delle ultime 50 trasferte dell'Atletico pertanto sono state under 2,5. Sono diversi passaggi statistici sul medio periodo e sul breve periodo tra una squadra in trasferta e la squadra in casa che vado a fare, che vado ad effettuare, ma una volta in cui abbiamo sviluppato un archivio è assolutissimamente molto veloce e rapido aggiornare le statistiche di squadra in squadra, di mercato in mercato. Non serve una piena congruenza tra la squadra in trasferta e la squadra in casa sugli studi di medio periodo e di breve periodo, ci sono tante sfumature che insegno privatamente, quello che però continuo a ribadire e dire è che ci vuole una buona statistica su cui lavorare, bisogna saper leggere la partita, i grandi guadagni si fanno sulla lettura della partita in corso e i segnali di betting che sono arrivati ultimamente nel complesso lo fanno capire, lo fanno vedere fondamentalmente della bontà di quello che sto dicendo e poi lo sfruttamento della quota. Quindi se abbiamo questi tre elementi che si fondono insieme in un certo modo, sicuramente qualche buona soddisfazione ce la possiamo togliere.